Conferenza stampa questa mattina a Siracusa del PD per parlare della Port Authority di Augusta e dell'allargamento alla città di Siracusa. Presente il senatore Antonio Nicita, che è stato il cuore della conferenza stampa, in forza anche il gruppo consigliare del PD con Massimo Milazzo, Angelo Greco, Sara Zappulla. Presente anche Tiziano Spade, il deputato regionale di riferimento per la provincia di Siracusa. Il porto di Augusta è adesso allargato anche all'Interland siracusano, è la struttura che porta più PIL nella Sicilia orientale, quindi una grande battaglia di rilancio serve anche a garantire migliore qualità della vita, migliore consolidamento delle piccole e medie imprese specialistiche del settore, per non parlare dell'occupazione anche nell'indotto, che può crescere in maniera esponenziale. Questa mattina è stato fatto il punto anche sulla governance del porto e su come si dovrà andare avanti, al di là di quelle che sono state le prime reazioni dell'amministrazione comunale di Siracusa, del sindaco di Siracusa Francesco Italia, che ha posto proprio il problema della governance e del rapporto del comune con la Port Authority. Intanto vediamo nel primo intervento in conferenza stampa il senatore Nicita come presenta la questione di cui ha parlato con i giornalisti. Sì, diciamo, era atteso, più che l'emendamento, era attesa da tanto tempo questa possibilità per Siracusa di entrare nell'autorità portuale, e l'emendamento, diciamo, è stata da parte mia una occasione da cogliere, ma naturalmente condivisa anche con le commissioni e le forze politiche, perché questo è un emendamento, bisogna ricordarlo, che fa riferimento ad una legge che è una delle tante leggi ILVA sugli asset strategici che ha fatto questo governo, e quindi da parte mia quello che si è tentato di fare è mettere in connessione l'economicità e l'economia della nostra zona, del polo industriale, quindi gli asset strategici serviti anche dalla rada di Santa Panagia per tutte le questioni che riguardano il petrolchimico, aggiungere il Porto Grande e convincere la Commissione e poi tutti i ministeri che in effetti questo era uno snodo economico, istituzionale e organizzativo che serviva al rilancio anche del polo industriale. Governance dovrà essere affrontata. La questione governance è una questione giusta, nel senso che io al posto del sindaco di Siracusa direi esattamente le stesse cose, e va affrontata. Noi abbiamo un'idea molto precisa, quando dico noi i consiglieri comunali del PD, l'onorevole Tiziano Spada, ma anche il segretario regionale, peraltro deputato di Siracusa, Barbagallo, stiamo elaborando, e lo faremo assieme anche all'onorevole Nello Di Pasquale, un nostro progetto molto preciso che annunceremo abbastanza presto su come migliorare la governance e come farlo, anche con quale strumento farlo. Per concludere dobbiamo sottolineare che in conferenza stampa è stato chiarito che i piccoli porti, i porti pescherecci, non fanno parte della struttura della Port Authority, quindi il porto di Ognina per esempio, come il porto di Brucole ed Augusta, come alcuni porti storici catanesi, non saranno in quest'ambito. Ovviamente invece le industrie avranno riferimento ancora più forte nell'autorità portuale, con le ricadute che in questo senso dovranno esserci.